che magari non manca. Sempre al palazzetto, al Palarussini, c'è anche l'Anno Domini Gospel, dove il mio amico Aurelio il 22 maggio ha aiutato il popolo della famiglia in Piazza Castello, dove ha cantato per il popolo della famiglia, quindi è bello questo filo che ci unisce in questa battaglia di difesa della vita e dei valori anche della famiglia e di quanto unisce vita e famiglia, perché se non c'è famiglia non c'è vita e se non c'è vita non c'è famiglia. Ora vi farei vedere comunque una registrazione con la dottoressa Silvana De Mari e poi continuerei con la presentazione di alcuni ospiti. Buonasera a tutti, oggi parliamo di vite senza valore. Quanti fotografisti consiglierebbero l'aborto davanti a un feto a cui manca un arto, anzi no, mancano tutti e quattro? E quanto vale la vita di Charlie? Il tribunale oggi, anzi 2 giorni fa, chiedo scusa, ha chiesto ai genitori di portare una prova che scientifica che la cura farà bene a Charlie, cioè non c'è nessuna prova che questa cura gli farà bene, e vero, ma non c'è neanche nessuna prova che non gli farà bene. Non è una cura cruenta, non è una terapia citostatica. Quindi c'è un accanimento. C'è un accanimento preciso ad affermare che la vita non vale solo anche. Sei perfetta, bella, lustra, lucida, smagliante, uno fa 100 metri, magari prende anche una laurea, perché no, prima Nobel. Ma allora sì, potrebbe anche valere la pena di dirla. Ma se nella sofferenza la vita perde dignità. Questo è un punto fondamentale. Nel cristianesimo la sofferenza e la dignità sono insieme. Gesù Cristo è sfigurato dal dolore, è privo di dignità una volta che sia stato preso in croce. Che cos'è questo coso? Il supplizio degli schiavi per levare loro qualsiasi dignità. Nel paganesimo la sofferenza invece perché prima non c'era la conversione. Quindi stiamo ritornando al paganesimo. Per quanto riguarda Charlie, perché stiamo tutti intendendo? Ci sono altri bambini che muoiono sotto i bombardamenti, è vero, ma quelli che muoiono sotto i bombardamenti sono stati ammazzati dai nemici. Dal punto di vista del bambino e del suo popolo, chi è bombardato sono i cattivi. Qui invece sono i buoni, i medici, i pediatri, i giudici. Charlie verrà soppresso perché lo amano, vogliono fare il suo interesse. La morte è il suo migliore interesse. Questo è una cosa nuova che non si era mai visto prima. Per questo stiamo tutti così, ostinatamente combattendo per Charlie, e auguriamo anche Nick nella nostra battaglia, perché una volta che sarà stato affermato che la vita ha valore solo se siamo in grado di fare qualcosa, sarà veramente saltato tutto il cristianesimo. Non uccidere. Restiamo commossi davanti al padre e alla madre di Charlie che girano disperati. Abbiamo questa folle rappresentazione della natività 2.0 come un San Giuseppe e una Madonna, e questo bimbo in una culla che in realtà è un letto di ospedale, che in realtà è il suo carcere. Ai genitori è stata sospesa la patria potestà per il bene del bambino. Non possono portarlo a tentare una nuova cura, non possono neanche portarlo a casa. Non hanno alcuna difficoltà economica ad acquistare un ventilatore, a lavorare una squadra di infermieri professionali e anestesisti, ma non lo possono fare. Charlie è l'ostaggio di coloro che per il suo bene vogliono la sua morte. La parola amore contiene l'alfa-donativo e la parola morso morte, non voglio la tua morte. Se ti amo, non voglio la tua morte. Se fosse stato possibile sospendere la patria potestà di 2 genitori che rifiutano l'aborto di un feto senza gambe né braccia, qualcuno l'avrebbe fatto, e in futuro qualcuno lo farà. Quindi adesso ci battiamo per le vite piccole, perché è l'unica maniera per batterci anche per la nostra. Grazie per avermi ascoltato. Allora, proseguiamo con la presentazione. Adesso piano piano le persone stanno arrivando, quindi vi presenterò un ospite a breve, però volevo ancora dire alcune cose. Charlie Gard, mi piace questa sera fare proprio il parallelismo tra Charlie Gard e Nick Vujicic, nel senso, Charlie Gard un neonato malato,
quindi il più debole dei deboli, il più indifeso degli indifesi, sta muovendo il mondo. Nick Vucic, una persona inutile per come la pensa il mondo, senza gambe, senza braccia, tra l'altro ha una moglie bellissima che tanti che hanno gambe e braccia se la sognano, però lui con la sua energia, con la sua vitalità, muove folle immense, lo vediamo questa sera a Torino in Basa, domani sarà in Svizzera, dopodomani in Francia, e lui saprà veramente ben trasmettere e ben chiarire quali sono i concetti di vita, i motivi per cui una vita vale la pena viverla. Quindi stiamo sperimentando con Charlie Gard e Nick Vucic quanto in realtà i più deboli sono i più forti di questa società. Quindi non dobbiamo farci confondere da quello che ci vogliono dire medici, giudici o stati che vogliono fare leggi inique, che il debole va soppresso. No, spesso il debole è chi ha la vera forza, è colui che può trainare il mondo. Perché vorrebbero dirci che ci sono vite di serie A e vite di serie B. Noi dei centri aiuta la vita, poi vi presenterò alcuni amici carissimi che si battono da anni come noi in difesa della vita, sappiamo benissimo invece che non c'è vita di serie A e vita di serie B, ma c'è la vita che tra l'altro è un dono, noi non siamo proprietari della nostra vita e nessuno di noi può decidere per la vita altrui, nessuno di noi ha questo diritto e poi stranamente chi decide di sopprimere altri ha avuto il dono della vita, è un po' un'incongruenza direi. Oltretutto stiamo andando incontro a dei precedenti gravissimi, che in Inghilterra se sopprimono Charlie Gard diventerà legge, perché l'istituto dell'Inghilterra è diverso dall'Italia. Abbiamo degli stati che decidono chi soffre, quanto soffre o perché soffre, devono, queste persone devono essere soppresse. Quindi siamo potenzialmente tutti a rischio. Potremmo un giorno, per lo Stato, che non è famiglia, quindi non ci ama lo Stato, ma deve giustamente fare il suo lavoro, deve fare un calcolo economico, può decidere lo Stato che non siamo più produttivi o soffriamo abbastanza tanto da non essere curati e potremmo tutti noi essere dei potenziali esseri che verranno uccisi. Ma cosa è successo in questi anni senza che nessuno di noi se ne è accorto? È stata distrutta la famiglia e ora vorrebbero distruggere l'uomo. E la famiglia, come ha detto Sor Lucia di Fatima, è sotto attacco. Ma perché, come ha detto Sor Lucia di Fatima a Monsignor Caffarra, è l'ultimo attacco del demonio contro la famiglia. Quindi dobbiamo svegliare le coscienze, dobbiamo capire che la famiglia è solo la famiglia, che purtroppo per il momento vorrebbero distruggere, ma è quel nucleo, quell'unico nucleo che può accudire anche le persone deboli, anche le persone ammalate come Charlie Gard e come Nick Vucic, perché lo Stato, dovendo fare un conto economico di produttività, non può amare delle persone indifese, quindi è naturale che faccia legge che le distrugga e le uccida. Ora vi presento Giorgio Celsi, presidente dell'associazione Ora Lavora in difesa della vita. Salve a tutti, sono Celsi Giorgio, presidente dell'associazione appunto Ora che lavora in difesa della vita. Perché l'abbiamo chiamata Ora che lavora in difesa della vita? Appunto perché oltre alla preghiera ci vuole l'azione nel difendere la vita e la famiglia. Ecco, è quello che facciamo noi fuori dagli ospedali, fuori dalle cliniche, dove uccidono i nostri fratelli, e Luana è stata uccisa in una clinica a nostre spese. 500 aborti ogni giorno vengono eseguiti nei nostri ospedali. Noi in tutta Italia abbiamo dei gruppi che vanno proprio a pregare per questi bambini, a testimoniare. Andiamo anche a seppellimenti dei bambini abortiti. L'ultimo l'abbiamo fatto a Gallarate, siamo stati sabato scorso, e lì mi è venuto in mente proprio il paragone, no? Quanti Charlie Gard stiamo seppellendo ogni giorno nei nostri ospedali, e uccidono 500 bambini. E è bella questa sollevazione che ha fatto nelle coscienze questo bambino dal suo letto di ospedale, nonostante così piccolo, cioè, ci sta insegnando tanto. Ecco. Prima di tutto che il diritto alla vita non dipende dall'essere desiderato o normale, e quindi il diritto alla vita dipende dall'essere vivo, che ogni bambino
al diritto di vivere fin dal concepimento e che nessuna legge dello Stato può permettersi il diritto di sopprimerla. E quindi ecco, ricordiamoci che questi bambini che uccidono nei nostri ospedali lo fanno con una legge dello Stato che ci rende complici. Quindi cerchiamo di difendere la vita concepita che viene uccisa nei nostri ospedali come cerchiamo di fare noi, perché sono tanti Charlie Gard che vengono uccisi tante volte anche nell'indifferenza. Nessun piede è troppo piccolo da non lasciare un'impronta su questa terra. Questi 500 bambini che vengono uccisi ogni giorno dovrebbero farci capire che i bambini non si toccano, quindi i bambini sono il nostro futuro e difendiamoli, perché dovremmo render conto anche, ognuno di noi dovrebbe render conto un domani, non solo a Dio ma anche alle generazioni future, di quello che stiamo facendo per difendere questi bambini. E quindi ecco, davanti a Dio e alle generazioni future, cosa diremo noi? Chi vuole, abbiamo i volantini, distribuiremo anche dei gadget. Ad esempio, questo è un bambino di 12 settimane. Quando il bambino viene ucciso nel grembo a 12 settimane, non è un grumo di cellule, è un bambino già formato. I piedini preziosi sono delle spillette, sono i piedini di bimbo di 12 settimane. Quindi è proprio vero che nessun pedino è troppo piccolo da non lasciare un'impronta su questa terra. Ecco, anche questi bambini abortiti lasciano la loro impronta, come la sta lasciando Richard Gard. Benissimo, grazie. Allora, proseguendo, noi ci rifacciamo a quello che ha detto Giovanni Paolo II nel lontano 1979, e cioè reagiremo ogni volta che la vita umana è minacciata. Quindi reagiremo per difendere ogni vita, ogni bambino. Un bambino non deve essere soddisfacimento di egoismi piuttosto che un peso. Un bambino deve essere accolto come il dono di Dio, e come il dono di Dio ha il diritto di avere una famiglia, ovviamente con un padre e una madre. Quindi, oltretutto, Giovanni Paolo II nel 1979 ha detto che reagiremo ogni volta che la famiglia è minacciata, perché comunque la famiglia non deve e non può essere sottoposta a pressioni economiche o sociali, perché la famiglia comunque è il bene della società stessa e dello Stato stesso, perché una nazione, uno Stato senza famiglia non può progredire e non può crescere. E anche la libertà deve essere rispettata per ogni uomo, perché se non c'è libertà non c'è dignità. Ora vi vorrei comunque presentare un'altra attivista, altre due attiviste dei centri di aiuto alla vita, sono Maria Teresa Spoto di Giaveno e Monica. Benissimo. Buonasera, direi che a proposito di difesa della vita è già stato detto quasi tutto. Allora, chi siamo? Perché siamo qui questa sera? Abbiamo accettato l'invito di Angela di venire a dire chi siamo noi, che cosa facciamo. Siamo persone normali, normalissime, che si prendono cura della vita fin dal suo sorgere, e siamo volontari dei centri di aiuto alla vita o centro accoglienza alla vita. Abbiamo anche qui con noi una rappresentante locale, che è Anna Maria Giordanengo, viene anche tu qui vicino a noi, che è proprio qui fa parte del centro di aiuto alla vita di Orbassano, quindi proprio qui su questo territorio, in questo territorio si occupa di difesa della vita. Come hanno già detto le persone che mi hanno preceduta, non c'è una vita che vale più di un'altra. Allora vorrei chiedere a voi presenti: quando ha inizio una vita? Quando inizia la vita? Rispondete, ditemi qualcosa. Quando inizia la vita? Sapete che c'è una questione di 14 giorni, 3 mesi, a chi offre di più, di meno?
diceva bene Giannino, al concepimento. Dal momento del concepimento, questo lo dice la scienza, non lo diciamo noi che, come ci ha descritti Angela, siamo attivisti per la vita, lo dice la scienza. E ancora di più abbiamo un dovere morale, noi credenti, perché in quella vita vediamo un'anima, sappiamo che quello è un dono di Dio, quel bambino è tempio veramente di un'anima, dono di Dio all'uomo. È veramente un miracolo straordinario. Avete sentito qualche settimana fa, purtroppo, il caso di quella mamma di Settimo che ha preso il bambino, creatura, non sto giudicando la mamma, parlo del gesto, e ha lanciato il bambino giù dal balcone. Quanti di voi, mi alzi la mano, chi di voi si sarebbe, se fosse stato sotto, avrebbe allungato le braccia per cercare di non far andare a terra quel bambino? Quanti di voi l'avrebbero fatto? Alzi la mano chi l'avrebbe fatto. No, non è così scontato, non è così scontato, perché quel bimbo è un bimbo che noi vediamo, è un bimbo che ci fa tenerezza, perché l'abbiamo visto sfracellato per terra, perché abbiamo intuito la sofferenza in quel bambino. Ma in questi bambini qua, che noi non vediamo, il cui urlo noi non sentiamo mentre viene fatto a pezzi, quanti di noi allungano le mani per cercare di aiutare questi 500 bambini di cui ci ha parlato prima Giorgia? Quanti di noi quotidianamente tendono la mano per non far cadere questo bambino all'interno dell'aspiratore? Quanti? È vita l'una, è vita l'altra. Non lo dice solo la fede, lo dice anche la scienza, ma lo dice la ragione anche, quando noi osserviamo questo bambino. Sono, per grazia di Dio, non perché io abbia competenze specifiche o meriti, 30 anni, dal giugno del 1987, quindi siamo nel 2017, 30 anni che con mio marito, poi con la famiglia, gruppi di volontari, siamo al servizio della vita. Facciamo quello che ha detto prima Angela, ci mettiamo accanto alle donne che spesso sono sole, che non sanno veramente, come diciamo noi, a che santo votarsi, perché sono disperate, perché la rete della famiglia non c'è se non per dire vai ad abortire, togliti questo problema. Scusate se sono un po' cruda, vai ad abortire vuol dire vai ad uccidere il figlio che porti in grembo. E dove sono quelle mani alzate di prima? Dove sono? Vuoi mica che io parli con la mia amica che dopo è la figlia, che poi chissà cosa pensa? Vuoi mica che mi faccia i fatti suoi? Però di fronte al bambino spiaccicato di per terra, tutti siamo scandalizzati. Oh, che cosa ha fatto? Oh, ma è matta! Oh, ma perché nessuno l'ha aiutata? E noi dove eravamo quando quella donna era disperata? Noi dove siamo quando quelle 500 donne al giorno vanno in ospedale e anche attraverso il contributo delle nostre tasse ad uccidere il bambino che portano nel grembo, semplicemente perché sono sole? I responsabili di questi omicidi, me ne assumo tutta la responsabilità, siamo anche noi. Noi che non abbiamo saputo stendere le braccia, noi che siamo le persone per bene, voi mica che ci facciamo coinvolgere, e l'amica e la signora, non posso mica parlare altrimenti guai, il padre l'ammazza, poi la sbatte fuori di casa. Abbiamo accolto alle 2 di notte ragazze a casa nostra, proprio a casa nostra. Sono nati dei bambini meravigliosi, con qualcuno di questi abbiamo ancora dei rapporti a distanza di tanti anni. E volevo farvi vedere un'immagine, questa, non so se riuscite a vederla da laggiù. Mi ricordo uno dei tanti casi, una delle tante situazioni che abbiamo seguito in questi anni, una ragazza che aveva l'appuntamento l'indomani mattina per andare a prendere la pillola abortiva, quella che insomma non fa pezzi il bambino, no? Lo uccide prima, lo fa morire nel grembo e poi questo bambino viene espulso intero, ma morto. E questa ragazza
dice, insomma, arriviamo su piano piano, era sera tardi. Ah, vi faccio entrare solo per rispetto a mia mamma, ma io ho già preso la mia decisione. Va bene, cenere in testa, ci mettiamo accanto a lei, la facciamo parlare. La prima, una delle prime domande è stata: di quanto sei? Di quanti mesi sei in gravidanza? Ah, di 2 mesi. 2 mesi non c'è ancora niente perché è ancora solo un puntino. E io dico, è proprio vero, è proprio solo un puntino. E tiro fuori dalla borsa questo libretto e faccio vedere l'immagine di suo figlio a 2 mesi. E dico, sì, è un puntino così. Questo puntino che ha già un cuore che batte, che gli ho le sue impronte digitali, come diceva prima che, Giorgio. A questa mamma sono cadute le braccia, letteralmente. Mi ha detto, cosa potete fare per aiutarmi? Abbiamo fatto quello che chiunque dovrebbe fare, un parente, una mamma, una zia, un nonno, un amico sincero, perché un amico sincero, un amico con la maiuscola non consiglia mai una morte per tuo figlio. E abbiamo dato una mano così come siamo stati capaci, senza fare cose straordinarie. È nata una bambina stupenda. Ancora oggi mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto riempire gli occhi di lacrime a distanza di anni. Questo facciamo. Un'altra cosa che facciamo, poi lascio anche la parola a loro, una delle tante cose che facciamo, per esempio, è metterci accanto delle ragazze che magari sono sole. Ho sempre in mente una ragazza che aveva appena compiuto 18 anni e la sua mamma era morta in un incidente stradale. Viveva in una situazione che non augurerei neppure, non so, alla peggiore delle intervenzioni, proprio una situazione terribile. Eppure siamo andati anche lì di notte, è iniziato il travaglio, pur di non farla stare in quella sporcizia, si siamo messi a passeggiare nel cortile, a fare il travaglio in cortile. Siamo andati poi in ospedale quando è stato il momento, è nato un bambino meraviglioso, un bambino bellissimo. Ognuno di questi, sono stata con lei in sala parto perché non aveva nessuno. Questa è una delle diverse volte in cui sono stata con lei in sala parto. Chi è il volontario per la vita? È quello che si mette accanto, come dovrebbe fare chiunque di noi, con il nostro fratello, con la nostra sorella, con il nostro vicino di casa. Molti di noi oltretutto si dichiarano credenti. Quindi non dobbiamo farci veramente prossimi all'altro. E dobbiamo anche essere misericordiosi, dove misericordia sta per dire la verità. È misericordia dire a una mamma, quello è tuo figlio, è vivo, è vero, attraverso l'aborto si provoca l'uccisione di tuo figlio. Misericordia è dire la verità, è chiamare le cose con il loro nome. Non è misericordia far finta di niente. Non dire nulla perché altrimenti si offende, quella non è misericordia. Quindi io direi, troviamo il coraggio per stendere le braccia come se fossimo sotto quel balcone. I volontari dei vari centri di aiuto alla vita, accoglienza alla vita, qui di Orbassano, di Giaveno, di Pio Sasso, dappertutto, hanno bisogno di braccia tese, di cuori attenti. Di braccia tese, di cuori attenti. Quindi un appello a ciascuno di voi perché possiate farvi promotori e difensori della vita. Lascio la parola a Monica, che come vedete è giovanissima ed è la vicepresidente del CAV di Giaveno. Dopodiché, sei il promotore, ho detto tutto. Prego. Noi appunto prendiamo della vita proprio perché no, userà effetto. Noi aiutiamo queste mamme in difficoltà appunto per una gravidanza in attesa o per qualsiasi problema che può presentarsi durante la gravidanza e con un piccolo aiuto, con una piccola parola riusciamo ad entrare nel cuore di queste mamme e ad aiutarle con le piccole cose, con l'aiuto che può essere dal sostegno al pannolino per il bambino quando nascerà, alla PAP, eccetera. E facciamo questo proprio perché crediamo nella vita e crediamo in quello che è la vita nascente, che deve... fin dall'inizio, ecco.
Non ero preparata, ma non importa. Teresa ha già detto tutto. Io sono di Orbassano e il nostro CAV, Centro Aiuto alla Vita, abbraccia anche Rivalta come altri paesi vicini. Quindi ve lo dico perché se aveste qualcuno dei vostri amici, amiche, cugine, chiunque essa sia, avesse bisogno di noi, perché è sola? Perché la cosa, come ha detto Teresa, più grave è la solitudine, perché quando tu hai una mano amica vicino hai già superato tutti gli ostacoli. E noi cerchiamo proprio di fare questo, di dare questa mano amica, anche perché siamo in via Nazario Sauro 31, abbiamo degli orari, però ci sono anche i numeri di telefono che dopo potrò anche dare se volete, dove le mamme possono rivolgersi quando non hanno nessuno a cui rivolgersi e quando sentono che dentro di loro c'è una vita. Non è che non c'è niente, c'è un puntino, c'è un grumo di cellule, no. La mamma lo sente che c'è una vita, anche se ancora questo cuore non batte, lei lo sente. Ecco perché quando va o vorrebbe andare ad abortire o la consigliano vivamente di abortire, lei sente nella maggioranza dei casi che non lo vorrebbe fare. Ecco perché, ecco a che cosa servono i CAV e ecco che cosa dobbiamo servire noi, ognuno di noi. Se ovviamente non siamo in grado, perché non facciamo parte di queste associazioni in un modo attivo, mandatecele. Anche perché conosciamo a fondo nelle nostre casistiche quali sono i traumi post-aborto. I traumi post-aborto sono terribili. E questo i medici, soprattutto gli abortisti, non lo dicono. Dicono, ma cosa vuoi che sia? Liberatene, no? Sei libera? Questo bambino, non lo chiamano bambino perché taluni forse non hanno il coraggio, che hai dentro non è niente. Abbiamo lottato tanto per avere questa legge noi donne e voi mica non approfittarne. Ecco, in poche parole è quello che tutto sommato viene detto o viene fatto credere e non viene detto, guarda, e poi viene lasciata sola da quel momento a durante a dopo. E il dopo è uno dei momenti più terribili e noi lo sappiamo, ripeto, da tutte le testimonianze che abbiamo saputo di persona, che ascoltiamo, che leggiamo, ecco. E il trauma post-aborto non è detto che avvenga il giorno dopo, può avvenire anche un mese dopo, un anno dopo, 20 anni dopo. E io personalmente ho conosciuto tanti anni fa una persona che 20 anni dopo non si era tolto questo dramma dal cuore. Quindi davvero cerchiamo, se possiamo, di evitare questa bruttura, perché davvero la mamma sente che sta uccidendo suo figlio, anche se il suo momento è terribile, anche se il suo momento è difficile, anche se non il marito non ha il lavoro, anche se il marito o il compagno non c'è, e tante volte non c'è più, si è defilato. Però siamo noi, quel marito, quel compagno, quella mamma, quel papà che non ci sono. Quindi grazie a tutti voi che siete qua, grazie se ci aiuterete con le donne, con le ragazze. Bene, allora ci stiamo sempre di più avvicinando al momento in cui inizierà la diretta streaming di Vucic. E perché questa sera che guarderemo la diretta di Nick Vucic noi ci soffermiamo a parlare così della vita prima. Abbiamo iniziato un'ora prima rispetto agli altri centri, proprio perché essendo attivi in questo ambito io ho proprio deciso di creare questo punto streaming in cui avremo fatto vedere Nick Vucic, proprio perché dobbiamo uscire da questa cultura della morte in cui i mass media, le tv, i giornali, i libri, adesso anche i libri di favole nelle scuole stanno stravolgendo
tutto quello che è la nostra natura, tutto quello che è il nostro pensiero. Allora a questa, veramente, a questa cultura della morte dobbiamo proprio contrapporci con un inno alla vita, e dobbiamo veramente non prendere per buono quello che ci viene detto dai media, da quello che loro vogliono che noi pensiamo. Dobbiamo, come mi insegnavano le maestre, le professoresse alle medie, ci facevano guardare i film e poi ci dicevano: adesso estrapolate voi il concetto. Ci insegnavano a estrapolare proprio la verità da quello che abbiamo visto, non prendere il pacchetto preconfezionato. Ma adesso siamo troppo abituati a prendere tutto pronto. Andiamo al supermercato, c'è tutto pronto, non andiamo più nell'orto. Non cuciniamo, c'è tutto pronto. E anche le verità adesso ci hanno insegnato a prendercele pronte, così come loro ce le vogliono trasmettere. Ecco, la verità della cultura della morte, che oggi gli stati, che sono diventati nemici dei propri, del proprio popolo, perché come ha detto prima la dottoressa Silvana De Mari, prima il nemico era esterno allo Stato, adesso è lo Stato che ci inculca questo proprio pensiero di morte. Ecco perché io questa sera ho deciso, con gli amici appunto dei Centri di Aiuto alla Vita, di contrapporre quello, la bellezza anche di questa vita, che era impensabile, impensabile che un uomo senza braccia e senza gambe potesse vivere una vita così piena, così, così importante, perché se migliaia, milioni di persone lo seguono, vuol dire che qualcosa di bello da trasmettere ce l'ha. E se ha qualcosa di bello da trasmettere è perché lui vive qualcosa di bello, non puoi trasmettere qualcosa che non hai. E allora è per questo che io questa sera ho deciso, ho pensato nel mio piccolo, proprio perché come popolo della famiglia, come Centro di Aiuto alla Vita, ci stiamo battendo, vogliamo essere con le mani tese. Se poi non si riuscirà a fare tanto, poco, non lo sappiamo, ma sappiamo che almeno alla nostra coscienza potremo rispondere dicendo: io ho cercato di far qualcosa, noi abbiamo cercato di far qualcosa. E quel qualcosa, se non altro, è cercare di risvegliare le coscienze, cercare di risvegliare le menti, perché con quello che ci viene trasmesso quotidianamente siamo sotto attacco, un attacco mediatico. Ecco, da questo ci dobbiamo difendere iniziando a pensare, iniziando a ragionare. E allora vorrei concludere con un pensiero di Don Giustani, metto gli occhiali perché non leggo, lo voglio leggere proprio bene, così come lo ha scritto lui. Non si può dire amo i miei figli permettendo alla società di farne man bassa. Non si può dire amo la mia famiglia, ci tengo alla mia famiglia, permettendo al costume sociale di distruggerla. Occorre il coraggio di difendere questi riferimenti in pubblico, associandosi, perché senza l'associarsi la debolezza del singolo e del particolare è travolta da qualsiasi forma di potere. E con questo, allora, che adesso concludiamo questa presentazione, ci prepariamo poi a seguire la diretta streaming di Nick Vucic. E ringrazio voi tutti di essere venuti qua e ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta Facebook. Saluto tutti, arrivederci alla prossima. Invece adesso proseguo fuori diretta dicendo che fuori, per chi vuole, c'è il servizio caffè, avete visto, ci sono i libri di Nick Vucic, poi c'è anche un bar per le bibite, se avete sete c'è il bagno ovviamente. E poi ci sono due piccoli cestini per le offerte, se qualcuno vi lascia un'offerta libera per recuperare un po' le spese che stiamo affrontando, noi in cambio vi diamo una penna, viva la vita è viva, c'è scritto sopra, e un'agenda, un calendario, potete, insomma, vi lasciamo un ricordo della serata. Adesso ci prepariamo poi per guardare la diretta appena la diretta. Grazie.